Buonasera, bentornati e bentrovati a tutti voi. State bene? Spero di sì. Avete iniziato bene la settimana? Mi auguro di sì. Stasera video day terminati home, avevo un po' di cosine così almeno riesco a smaltire tutto quello che ho nel bagnetto e anche se non sono tante, facciamo le cose più veloci. Finito questo fabuloso, buonissimo ragazzi, questi qua che sono quelli naturali, delicatezza di origine vegetale, ammorbidente concentrato, è buonissimo. Flacone in plastica 100% riciclata, ai fiori bianchi, ha un profumo delicato, un profumo che rimane, sapete che è fabuloso, è uno dei miei preferiti e devo dire ottimo. Questo lo compro e lo ricompro sia che sia in offerta e sia che non sia in offerta. Fantastico. Finito questo sapone sgrassatore ecologico della Sial. Anche questa è una riconferma. Adesso volevo fare un ordine, non l'ho ancora fatto perché ho un po' di detersivi da smaltire, ma devo dire che mi piace sempre, sempre tantissimo. Buono, 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 sicuramente uno dei migliori detersivi che ho scoperto in quest'anno. Finito poi nero nero di Orchidea a mano in lavatrice, protegge i capi neri. Allora, io cerco sempre qualcosa che possa sostituire quello che per me è il numero uno, che è il Dual Power, ma non ci sono ancora riuscita. Sì, ha lavato, però mi dà l'impressione che con il Dual Power, a parte aveva un profumo, boh, non lo so, senza infamia, senza lode. Io ritengo che al momento il Dual Power per i colori, per i colorati sia comunque il migliore. Finito il mio genio anticalcare mousse, per me sapete il detersivo dell'anno ed è fantastico, questo rimuove la qualunque, da qualsiasi superficie, sia in bagno che in cucina, è fantastico, fantastico, fantastico. Adesso lo sto provando in una nuova profumazione alla lavanda, buono anche lui, dello stesso genere, stessa categoria, tutti e due molto molto buoni, veramente, questo è il migliore. Finito questo profumatore della Glade Mary Berry & Wine, molto 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 invernale, un profumo di bacche, un profumo quasi di vin brûlé, molto buono, molto invernale, molto molto piacevole. Questo l'avevo trovato al DEM. Finito poi il Pril Excellente Duo Gel, devo dire che secondo me questo è il miglior detergente per la lavastoviglie. Sto usando il finish in tavoletta, ma non mi piace quanto i detergenti liquidi. Molto buono. Finito poi il profumatore Sia l'essenze per bucati e pavimenti, profumo concentrato classico, anche questo molto buono. Lo andavo ad addizionare ai vari, sì, proprio profumo di pulito classico, questo veramente molto molto buono, è anche tutto pieno di polvere, rimasto là nel bagnetto. Veramente buono e anche questo sarà da ricomprare. Vi sto quasi finendo tutti. Poi, cosa ho finito? Questa carta igienica della Aquam. Molto molto buona. I rotoloni sono grandi, la carta è resistente ma sottile. La trovo al Tigotà, e mi piace quando vado al Tigotà la prendo sempre. Veramente un'ottima carta igienica, se così si può dire. Finito questo detersivo piatti al limone della U, ma questo deve essere anche qui un residuo bellico che avevo in giro. L'avevo probabilmente su nelle scorte della casa di vacanze. Anche perché qui non c'è la U che sarà Unes, non so. No, non so neanche di che marca sia. Comunque, vabbè, detersivo per i piatti normalissimo, per quello che lo usiamo noi. Finito il mio Ajax. 99% di origine naturale, 100% forza pulente, bagno e casa. Io questo lo utilizzo sulla mia cucina gas, esclusivamente per la cucina, anche se è indicato per il bagno. Mi piace tantissimo, ha un profumo molto fresco, pulisce benissimo, si risciacqua molto molto velocemente.
È proprio buono. Mi piace tanto. Questo lo compro e lo ricompro sempre per le pulizie della cucina. Finito anche questo Sial Enzima Active Lavatrice, mi è piaciuto davvero davvero tantissimo. Questo penso sia il secondo che consumo, sì, l'altro l'avevo fatto nei video precedenti, mi piace davvero tanto e anche questo sarà un detersivo da ricomprare assolutamente. Poi, finito questo brillantante lavastoviglie Dexal, sì, non... Buono, nel senso che non lasciava macchie, lasciava i bicchieri belli lucenti, belli splendenti. Buono. Devo dire che mi sono accorta che anche i detersivi che trovo all'Eurospin sono aumentati, ahimè. Finito questo ammorbidente spuma di champagne, ammorbidente concentrato fresca rugiada, di concentrato non ha proprio nulla. Di certo lascia i capi veramente molto molto profumati. Buono. Ma era molto 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 liquido, assolutamente. Però il profumo è intenso e rimane proprio anche sui capi per tanti giorni, cioè anche quando lavo le spugne da bagno, poi le metto nell'armadio, quando apro il mio comò si sente proprio il profumo che esce, molto molto piacevole, buono ma non concentrato. Finita anche questa candela della Yankee Candle Christmas Magic, buonissima, sa di biscotti speziati, direi di biscotti speziati. Adesso devo fare una giornata in cui sciolgo tutti i fondi di candela per rifare le candele. Questa la lasciamo lì. Finiti deodorante per lavastoviglie della Dexal, questo mi piace. L'ho in uso anche adesso, soprattutto per i primi 20-25 lavaggi. Quando aprite la lavastoviglie si sente parecchio il profumo, molto molto buono, mi piace. E questo io lo trovo solo all'Eurospin. Poi, eccolo qua, il mio Home Circus detergente pavimenti al profumo agrumato. Buono, si sente veramente quando voi mettete nel secchio per lavare i pavimenti il profumo di limone e rimane anche quando lavate il pavimento in casa. Mi è piaciuto proprio tanto. Adesso ne ho in uso uno della Felce Azzurra. È proprio un profumo di limone, di buccia di limone, molto molto buono, fresco. Ti dà l'impressione che il pavimento sia ancora più pulito. Finito questo shampoo mani della Balea, mi è piaciuto tanto, il profumo è un profumo azzurro, un profumo neanche marino, neanche estivo, molto morbidoso, molto talcato. Mi piacciono questi mamma mia, scusate se era saponi mani, perché lasciano le mani molto molto morbide. Tante volte si usano dei saponi mani che sono un po' aggressivi. Questi lasciano le mani morbide come se voi aveste una crema sulle mani. Mi è piaciuto proprio tanto. E devo tenere il flaconcino perché ho fatto un ordine online di detersivi e di cosine che mi servivano al DM e così posso riutilizzarlo con le ricariche perché ho preso anche delle ricariche. Ultimo, ultimo, ultimo ammorbidente concentrato loto e fiori di malva, sempre della Sial, sempre un successo. Molto molto buoni. Mamma mia, il profumo è proprio intenso. Buonissimo, buono, buono, buono. Un tripudio di fiori. Mi è piaciuto tanto. E spero di fare un ordine molto presto per poter ricomprare tutto questo, tutte queste meraviglie, tutti questi detersivi che mi sono piaciuti. Bene, abbiamo fatto veramente la svelta. Io così riesco a svuotare tutto il mio bagnetto. Vi auguro una buona serata, vi auguro una buona continuazione di settimana e ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona serata a tutti. Ciao!